Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Silvia Mesina, che è la pedagogista che collabora col Battera Sbitto ormai da diversi anni. Ciao Silvia. Ciao Elena, io sono una pedagogista e sono anche un'analista del comportamento. Mi sono recentemente certificata al Board, che è l'albo internazionale degli analisti del comportamento. E sono in formazione quindi da diversi anni, mi occupo appunto di analisi del comportamento applicata, sia come terapista che come supervisore, e attualmente collaboro con lo studio Nova Sassari. Però appunto in tutti questi anni ho lavorato tanto col Battera Sbitto, in particolare con Elena e con Fabrizio del Battera Sbitto di Sassari, affinché si procedesse a costruire un percorso alla portata di tutti, ed è proprio il tema di stasera. Come si coniuga il percorso del pedagogista con la scuola di musica? Allora, partiamo dal presupposto che quando si parla di educazione, l'educazione è qualcosa che è spendibile in tutti i contesti, dove ci sono di per sé scambi. E questo che cosa vuol dire? Che quando si parla di insegnamento, si deve parlare di pedagogia, compreso quando parliamo di un insegnamento dal punto di vista musicale, ecco. Partiamo da che cosa? Dal pensare al percorso musicale come a un percorso educativo. Sappiamo che l'educazione studia tutti gli atti educativi perché un atto educativo non dovrebbe essere quello di trasmettere, quello di insegnare a suonare uno strumento. Attraverso l'insegnamento della musica passano diversi insegnamenti educativi, pedagogici. E in particolare parliamo appunto delle competenze che si sviluppano, l'attenzione del bambino, la memoria procedurale, attraverso la lettura dello spartito, attraverso l'imitazione dell'insegnante. Ed oltretutto questo percorso pensato per il bambino, appositamente per lui, altamente individualizzato, aumenta il suo senso di autoefficacia. Perché? Perché il bambino si sente competente. Non avete classi numerose di bambini, e per questo riusciamo sempre a proporre percorsi appositi che siano pensati per ciascuno. E questo ci permette di trasmettere un interesse, di creare un interesse nel bambino che poi viene portato avanti anche attraverso la relazione con l'insegnante. Su questo abbiamo lavorato tanto, come interfacciarsi col bambino, come relazionarsi con l'altro. E ugualmente la musica e soprattutto il contesto del Battera Sbitto offre una varietà di percorsi, perché appunto abbiamo diversi strumenti da imparare, e questo permette al bambino di aumentare i suoi interessi, per esempio anche solo scoprendo delle canzoni nuove, un genere di musica che non aveva mai suonato, e questo è fondamentale anche per la relazione con i pari, perché quando lui torna a scuola, quando lui torna a casa, ha qualcosa da condividere, e questo è troppo prezioso. Quando scegliere di utilizzare gli strumenti compensativi per le lezioni di musica? Ovviamente, quando parliamo di musica per tutti, significa che stiamo parlando di inclusività. Il percorso altamente individualizzato parte proprio dall'accoglienza e parte dal scoprire se ci sono dei bisogni educativi speciali o comunque delle esigenze specifiche, per cui è necessario strutturare un percorso differente. Quello che fa tanto è proprio la relazione tra studente e alunno, in primis, e pensando all'esigenza dei disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo pensato di inserire degli strumenti compensativi. Questi strumenti sono vari, diversificati, appunto, e sono posti in base alle esigenze che ci si presentano, però possiamo fare alcuni esempi. Ci è stato richiesto, ad esempio, per una bambina che faceva delle lezioni di canto, che aveva un disturbo specifico dell'apprendimento, come potergli proporre i testi, e quindi è stata proposta una scrittura particolare, magari divisa
per strofe o anche solo per frasi che richiedevano maggiore esercitazione, per esempio, o nel caso della batteria si parte già con i piccolini nella distinzione tra destra e sinistra con i colori, oppure lo spartito non viene presentato immediatamente così com'è nella sua complessità, ma viene imparato in maniera graduale, esponendo appunto gradualmente il bambino alle note in modo che possa impararle senza andare in frustrazione. Poi se sappiamo che dei bambini hanno delle difficoltà nella lettura e che questo gli procura uno stato di frustrazione e di ansia, prediligiamo altri sistemi come per esempio quello dell'imitazione, perché per alcuni è proprio fondamentale. Abbiamo avuto anche dei bambini che ad esempio studiavano tastiera, pianoforte, allora anche lì abbiamo pensato all'utilizzo dei colori all'interno della tastiera. Ce ne sono tanti di queste storie, questi sono solo alcuni esempi, e questi sono gli strumenti compensativi che usa la scuola di musica. Però oltre questi, ad esempio, usiamo anche altri tipi di supporti, che sono ad esempio i supporti visivi. Le stanze del Balteras Beat sono pensate e organizzate soprattutto adesso che si sono preparati ad accogliere bambini sempre più piccoli a partire dai 3 anni, ad esempio anche con delle agende visive, con dei giochi che si possono svolgere durante le pause. È fondamentale in questo senso, e gli insegnanti sono formati appositamente per questo, cercare di appassionare lo studente proponendogli attività, giochi che possono essere motivanti anche nei momenti in cui l'attenzione è più carente, perché appunto stiamo parlando di bambini molto piccoli.